cui vediamo di procedere in poche parole. Allora, io parto e faccio un'introduzione che riguarderà un pochettino qualche cosa della storia di medicina democratica e un pochino qualche punto sui temi della disabilità. Poi Fulvio Aurora parlerà della questione della cronicità degli anziani, di quello che è stato fatto negli anni con la medicina democratica e quello che sta facendo. Anna Nocentini parlerà anche lei sui temi della non autosufficienza, disabilità, cronicità nella regione toscana, e Bruna Bellotti da Bologna introdurrà l'argomento che riguarda la salute mentale, per cui comunque, come vedete, abbiamo messo tanta roba sul fuoco e quindi vediamo io per prima, che ho voluto preparare una presentazione, cercherò di essere sintetica nelle cose proprio per lasciare spazio anche un po' a tutti quanti e a un po' di discussione. Ci siamo calibrati, dovremmo ognuno di noi stare sui 20 minuti, magari Antonio aiutaci, se vedi soprattutto io che se vado fuori, no, frenami. E boh, ecco, questo è un po' l'impianto della serata. Allora, io ho avuto la prima parte della mia presentazione, ho voluto proprio percorrere alcuni dei momenti principali che hanno visto Medicina Democratica impegnata nell'ambito delle tematiche, delle problematiche riguardanti la disabilità. Il tutto è cominciato negli anni 70, fine anni 70, anni 80, e quindi potete bene immaginare la situazione qual era, sia culturale, sia di partecipazione nel mondo della disabilità. Anche solo la terminologia era molto diversa da quella odierna, no? E la situazione di chiusura, di non integrazione, di non partecipazione nelle attività anche scolastiche. Arrivavamo dalla chiusura dei laboratori protetti e l'inserimento scolastico, l'inserimento lavorativo. Tutte le nostre città erano piene di barriere architettoniche, per cui veramente era una situazione molto difficile, e sono stati comunque anni dove abbiamo veramente fatto un lavoro di conoscenza, di approfondimento, di cercare di capire quali dovevano essere, quali erano i diritti e come si doveva riuscire a ottenere una modificazione forte della realtà. Ecco, ho voluto riportarvi anche proprio questa vignetta perché era stato proprio un cavallo di battaglia di quegli anni, no? Basta handicappato, portatore di handicap, subnormale, se pensate anche alle denominazioni delle associazioni, no? La Lega per i diritti degli handicappati, l'ANFAS, che ancora oggi è l'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali, cioè c'era tutta questa terminologia che insomma fa risentire un po' di quel periodo dove comunque la persona disabile era più un handicappato, non c'era nel termine persona né nel termine disabile, per cui questo è stato il grosso lavoro che negli anni con le persone stesse che vivevano la condizione di disabilità si è cercato di maturare. E quindi all'interno di Medicina Democratica ci siamo impegnati molto su questa cosa, sono stati realizzati diversi gruppi di lavoro. Ai tempi c'erano anche molti obiettori, no? E si lavorava con la metodologia che era quella proprio su tutti gli argomenti. Adesso io non sto a leggere tutto, li vedete voi, no? Si cercava di fare gruppo, fare partecipazione, soprattutto fare indagini conoscitive, che era proprio lo strumento che ci serviva per analizzare la realtà. E da lì cercare di fare delle proposte di cambiamento, di modificazione. Abbiamo fatto corsi di formazione, seminari, abbiamo scritto bollettini, la sede di Medicina Democratica è piena di queste carte
le abbiamo fatte, ho voluto ricordare, era un lavoro di ciclostile, altro che di no, tecnologia, era un duro lavoro di ciclostile inchiostro e si usciva tutti neri, no? Come se fossimo dei spazzacamini. E abbiamo realizzato anche diversi numeri monografici sulla rivista. Abbiamo fatto poi, adesso ne ho riportati qualcuno, poi diversi articoli, diverse partecipazioni che si ritrovano su tutti gli argomenti, quelli che avete visto un po' nella prima slide. In particolare il movimento delle lotte nell'ambito della disabilità sono state molto in Toscana e molto in Lombardia, almeno per quanto riguarda la medicina democratica. In Toscana, no, se riuscite a riconoscere questa giovane fanciulla, no, che si chiama Gabriella Bertini, qua un pochino meno giovane, e qua Beppe Banchi, in Toscana, Gabriella e Beppe, avendo fondato la sezione di medicina democratica, e hanno battagliato tantissimo per i riconoscimenti dei diritti in senso lato, no? Il tutto è riportato in questo bellissimo libro. Adesso vado anche molto veloce, no? Questo bellissimo libro che ha fatto Giulia Malavasi, che è anche la figlia di Anna, no? Ha fatto un'attenta ricostruzione di quello che è stato l'impegno di Gabriella da quando lei, molto giovane, a 13 anni, è paraplegica, e poi ha cominciato piano piano ad avvicinarsi al mondo della solidarietà, e da lì è sempre stata impegnata a difendere i diritti di tutti, a partire dalle donne, a partire dai bambini, a partire da tutte le condizioni di maggiore difficoltà. E ha battagliato tantissimo, in modo particolare ha fatto degli scioperi, delle iniziative, proprio perché in quegli anni non esisteva il centro di riabilitazione adeguato per la cura dei paraplegici, quale era la sua condizione, no, di malattia che aveva avuto, che l'aveva portata ad essere paraplegica. E le sue battaglie, scioperi della fame, presidi, eccetera, hanno portato alla nascita di questa che vedete è l'unità spinale a Firenze, no? E quindi molto significativo. Oltre a questo, Gabriella e Beppe, quindi la sezione di medicina democratica di Firenze, avevano voluto, individuando una colonia marina di Grosseto, organizzare un centro internazionale vacanze, incontri internazionale, ops, è scritto, vabbè, un centro internazionale sulla disabilità. Abbiamo partecipato anche noi, infatti vedete la sezione di medicina democratica di Firenze e di Milano, abbiamo partecipato, e questo è stato un altro di quei momenti molto importanti, perché in questa struttura c'è stata una partecipazione, una presenza delle associazioni che c'erano allora, nazionali e internazionali, si sono affrontati un po' tutti gli argomenti, e da qui è nata un'assemblea nazionale del mondo della disabilità, che oggi è l'attuale FISH nazionale, che sta portando avanti in primis tutte le principali battaglie riguardante il mondo della disabilità, per cui purtroppo questa esperienza è durata poco e ora non c'è proprio più niente, però è stata veramente significativa e nessuno ne ha conoscenza. E l'artefice di tutto è stata veramente Gabriella, che ancora una volta si è spesa. Purtroppo Gabriella nel 2015 ci ha lasciato per gravi complicanze, per malattia che ce l'ha portata via troppo presto. E però ci ha lasciato con un impegno, perché comunque anche negli ultimi anni la condizione di dipendenza, la condizione di difficoltà, la condizione di Peppe, che era diventato il suo caregiver, no, hanno fatto vedere a Gabriella come fosse importante riuscire a creare delle situazioni legate ancora una volta all'unità spinale che permettessero di migliorare l'assistenza, l'autonomia, la vita delle persone con disabilità. E questo è un impegno, magari Anna ci dirà qualcosa lei, un impegno che poi è andato avanti con mille difficoltà, un po' fermo, però chissà, forse si può.
In Lombardia anche abbiamo avuto una grossa attività, la vedete su tutti gli argomenti della disabilità, come vi dicevo, con gruppi di lavoro, con Fulvio vi dirà di questo grosso lavoro rivolto agli anziani e un grosso lavoro sulle barriere architettoniche con Walter Fossati, Pippo Torri, veramente. Walter Fossati sulle barriere architettoniche ha scritto tutte queste normative, bisogna proprio ringraziare il lavoro che ha fatto, perché in particolare la legge regionale 6 per l'eliminazione delle barriere architettoniche è stata la base sulla quale poi è nata la legge 13 e tutto quanto, per cui un lavoro veramente incredibile. Lo stesso per le unità spinali, anche qui, sempre con l'aiuto di Walter Fossati e Pippo Torri, si è scritta una legge regionale che ha portato con impegno, con anche il nostro sistema di mettere insieme le persone, no? Vedete che questa prima assemblea che Medicina Democratica ha realizzato, chiamando a raccolta le associazioni degli utenti, gli operatori professionali, ha fatto sì che insieme si potesse scrivere veramente una piccola storia e poter arrivare ad avere questa legge regionale che ha permesso, vedete negli anni, se osservate questo percorso lunghissimo dall'88 al 2002, quando finalmente si è potuta vedere, no, la realizzazione dell'unità spinale di Niguarda a Milano, potete immaginare gli anni di battaglia, di lotte che ci sono state, ma con questo risultato. Ecco, questo era per farvi vedere le cose che comunque ci hanno accompagnato e hanno anche accompagnato una crescita nei confronti di una popolazione che vive una condizione di disabilità, ma che è una popolazione, ma che sono delle persone chiaramente che devono poter partecipare attivamente. Allora, in questa seconda parte che vi presento, ho cercato di mettere alcuni punti, perché dovremmo fare non so quanti giorni per poter parlare di tutti i problemi che sono aperti nel mondo della disabilità, no? Però ho cercato di prenderne qualcuno e di riflettere su questi, e la riflessione, se è possibile, la dovremmo fare poi insieme, perché chiaramente né tutto quanto sono in grado di sapere in questi ambiti. E soprattutto se c'è da migliorare, modificare, bisogna farlo insieme. Ho voluto riportare questi punti. L'invalidità. L'invalidità è un concetto che ci portiamo noi in Italia. Se andiamo a vedere nel resto del mondo, non c'è il concetto di dover fare la visita per il riconoscimento di qualcosa che non sei in grado di fare, di qualcosa che è negativo. C'è un mondo di organizzazione di servizi riabilitativi, in particolare riabilitativi, comunque nell'ambito sanitario, dove si valuta quello che invece la persona può fare, finalizzata, no, a trovare delle soluzioni con ausili, con modificazioni, con agevolazioni, con possibilità di modificare il posto di lavoro, eccetera, eccetera, ma per poter dare la possibilità alla persona di inserirsi nella vita quotidiana. Mentre noi abbiamo avuto negli anni, come vedete, diverse normative che comportano più visite per avere il riconoscimento dell'handicap, il riconoscimento della gravità, il riconoscimento ai fini lavorativi, per la scuola, no, per questo e per quell'altro, per la visita, per la patente, eccetera, eccetera. È veramente una pletora di visite infinite che tra l'altro negli ultimi anni si sono messe anche rivedibili, per cui, no, molte condizioni di così grave disabilità sottoposte a visite e rivisite è veramente mortificante, anche perché poi dovremmo parlare di com'è l'organizzazione di queste commissioni mediche, di qual è il tipo di valutazione che viene fatta, ma non riusciamo su tutto. Un altro punto che mi è sembrato molto importante, per rimanere anche vicino al lavoro che stiamo facendo in questi mesi sulla sanità, sul mondo degli ospedali e il mondo
del territorio, ho cercato di andare a vedere dentro il concetto di riabilitazione come si sviluppa la parte dei ricoveri, delle prestazioni del progetto riabilitativo e rispetto dell'equipe professionale. Un excursus veloce, cioè tutto questo poggia su normative che ancora una volta, a partire dalla vecchia 833, che è il caposaldo, no, hanno dato il là a quella che dovrebbe essere un'organizzazione di riabilitazione, no? La nascita del concetto di riabilitazione, la nascita dell'organizzazione territoriale dei servizi socio-sanitari riabilitativi, la nascita delle prestazioni riabilitativi in capo alle USL, quindi in capo al territorio e chiaramente con un'organizzazione riabilitativa ospedaliera, la troviamo scritta nella 833 del 78, no? Con appunto dentro a questo concetto di cura, prevenzione, cura e riabilitazione, ma riabilitazione davvero, no? La ritroviamo poi anche nella legge quadro della legge 104 del 92, che ci ha lasciato ampi punti interrogativi, però di fatto ha ribadito il concetto di integrazione sociosanitaria, il concetto di prestazione sanitaria, il concetto di vita indipendente, perché all'interno di questa legge, poi con successive modificazioni, però è nato anche il concetto del progetto individuale e di vita indipendente. Invece poi è arrivata come, no, una tegola sopra la testa, è arrivata la 502, che ha definito quanto costano le prestazioni sociali, quanto costano i ricoveri, ha stabilito delle regole, delle restrizioni. E da lì lo sconforto è andato avanti. Contemporaneamente, però, dobbiamo visitare quelle che sono state le linee guida sulla riabilitazione, a partire da quella del 98 sino al piano di indirizzo 2011, dove comunque questi concetti che erano della 833, no, la rete dei servizi della riabilitazione, il percorso integrato socio-sanitario, gli interventi sociali, sono sempre stati scritti, tante parole scritte, tante parole, poca concretezza, no? Però nei documenti li ritroviamo, no? L'attività sanitaria e riabilitazione, attività di riabilitazione sociale, prese in carico globale della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo. Queste erano le linee guida del 98, no? Praticamente mai applicate, no? Ops, vado troppo avanti. Sempre in queste linee guida nasce l'equipe multiprofessionale e osservate anche questa impostazione di attività di riabilitazione erogate mediante una rete di servizi ospedalieri ed extraospedalieri. Possono essere erogate in regime di ricovero ospedaliero, ciclo continuativo diurno, residenziale, ambulatoriale, domiciliare. Questo lo ritroveremo poi in tutto quello che viene riscritto a partire dal piano di indirizzo del 2011, che sulla base di quella che è la parte di tariffamento dei ricoveri e delle prestazioni, va a ridisegnare quella che è ancora oggi in atto la suddivisione della riabilitazione intensiva, intensiva ad alta specializzazione, riabilitazione estensiva, assistenza ospedaliera e ricovero ordinario, assistenza ambulatoriale, assistenza domiciliare. Questa è la base che ancora oggi vale perché appunto nelle ultime linee di indirizzo per l'appropriatezza dei ricoveri delle prestazioni di riabilitazione, noi troviamo questa stessa impostazione, la riabilitazione intensiva, intensiva ad alta specializzazione, per patologie gravi, neurologiche, ortopediche, in particolare anche per le persone con lesioni midollari, gravi cerebrolesioni acquisite, eccetera. E troviamo questa riabilitazione estensiva e socio-riabilitazione di lunga durata
che è quella sulla quale dovremmo cercare anche proprio di riflettere, perché è quella che è in mano al privato, è quella che è in mano alle cooperative, è quella che non si capisce come viene esattamente realizzata, è quella che non si capisce, almeno io non riesco a inquadrarla, perché c'è una varietà di centri di cure intermedie, di no, bassa livello di prestazioni, e a volte anche proprio date in mano alle cooperative. E vabbè, adesso alcune cose vado via veloce. È chiaro che tutto questo deve avvenire nel momento in cui compare la patologia, oppure a un completamento di un processo di recupero, mantenimento, progressione della progressione della disabilità. Ma quello che è importante è che viene coniugato, no, questa che è la parte di bisogni, e che dovrebbero avere un riconoscimento di tempo a seconda della necessità della persona, e non solo calibrato sulla patologia, stabilendo che la patologia ha un certo tipo di peso e quello deve essere, e invece coniuga appunto con delle definizioni di costi, con dei nomenclatori specialistici nazionali che seguono la logica del DRG, del pagamento a seconda del tipo della patologia e della durata anche del ricovero, secondo del tipo della patologia. Per cui noi troviamo tutta una serie di indicazioni che ci arrivano un po' da questa normativa e dal piano di indirizzo, ma troviamo in realtà una grossa confusione e delle differenze notevoli tra le regioni e anche all'interno delle stesse regioni, sulle modalità di un percorso di presa in carico, su delle modalità di valutazione, e sino anche proprio al proseguimento delle cure. Si parla di continuità assistenziale, che deve essere superata la distanza tra gli ospedali e i servizi territoriali, però di fatto questo è un grosso gap, no? Si riporta l'importanza del progetto riabilitativo, il percorso diagnostico-terapeutico, ma l'applicazione la conosciamo. Questi dati arrivano proprio dal Ministero, no? E anche qui è da osservare, perché noi abbiamo ricoveri ospedalieri nell'anno 2017. Nel pubblico 83.000, quasi 84.000, nel privato accreditato 253.000, no? Meno male non accreditato pochissimi. Abbiamo un trend di riduzione del tempo di ricovero, perché vengono sempre di più accorciati, e un mantenimento con uno standard nazionale di posti letto per riabilitazione dello 0,7 per 1.000 abitanti. Questo tabella, secondo me, è molto significativa rispetto anche proprio poi a chi si occupa della riabilitazione in senso lato. Sono stati attribuiti questi codici, come sapete, no? Riabilitazione intensiva, codice 56, ad alta specializzazione al 2875, l'estensiva il 5660, e per ognuno di questi codici c'è una quota e c'è un tempo che dipende, credo, dalle applicazioni regionali. Vengono dettate delle linee da rispettare in termini di tempistica, di assistenza e di riabilitazione. Nella riabilitazione si comprende, con un modo un po' possibilistico, l'intervento dell'assistente sociale, dello psicologo ed eventualmente di altri operatori, però no, non viene detto che. E quindi questo si ripete per i diversi codici a seconda della gravità della situazione, ma bene o male la tempistica è la stessa. Ecco, quello che cambia è nell'attività di riabilitazione estensiva, perché è drasticamente ridotto, e questo appunto è riabilitazione che in genere fa capo al privato, alle cooperative. Così, a questo è importante. Sempre in queste linee di indirizzo viene detto che alle dimissioni deve esserci un progetto condiviso con l'utente, il caregiver, esplicitato nella lettera di dimissione,
che la dimissione deve essere preparata, vedete, valutati con l'equipe dei servizi territoriali, con possibilità anche di permessi temporanei per costruire questo percorso. Servizi territoriali, incluso l'assistenza sociale, secondo me dovrebbe essere in primis, e tutto questo documentato nella cartella clinica, pena anche se ciò non avviene, la penalità sul pagamento della cartella, però questo è nel dimenticatoio più assoluto. Se poi guardiamo l'attività riabilitativa territoriale, noi sappiamo che riabilitazione ambulatoriale, servizi ambulatoriali sono pochissimi in capo agli ospedali, scusate, in capo al territorio, in capo ai servizi socio-sanitari del territorio. Sappiamo invece che tutti questi sono gestiti, la riabilitazione domiciliare, la riabilitazione di strutture semiresidenziali e residenziali, che sono gestiti da cooperative, no? E questa è la parte grossa. Per cui, considerazioni: prevalenza di organizzazione ospedaliera verso il territorio, la riabilitazione ospedaliera è sbilanciata verso il privato accreditato. Il territorio, la continuità ospedale-territorio è consegnata al privato accreditato, alle cooperative. La gestione della continuità assistenziale è per lo più un'assistenza domiciliare con un minimo di presenza infermieristica e pochi interventi fisioterapici, azzerata una vera e propria presa in carico. La riabilitazione ambulatoriale pubblica e privata accreditata è contenuta, con tempi di attesa lunghissimi, contenuta in termini proprio di durata, con tempi di attesa lunghissimi, limitazione del numero delle prestazioni con ticket per chi non ha un'invalidità, per cui se pensiamo al mondo degli anziani, se ha bisogno delle cure fisiche o delle terapie, in teoria rischia di pagare ticket abbondanti ed avere anche dei cicli molto contenuti. La riabilitazione domiciliare dipende dalle cooperative. Le semi-residenze e le residenze hanno una gestione privata accreditata, cooperativa o esternalizzazione dei servizi. La durata dei ricoveri riabilitativi è in riferimento ai codici definiti prima, no? E le dimissioni sono senza protocollo. Questa è un po' la situazione sulla quale dovremmo sicuramente pensare ad una riorganizzazione. Ora, ho messo un elenco, ma sono gli argomenti che stiamo cercando proprio di discutere nei nostri incontri: come ricostruire un territorio, come ne abbiamo parlato, debba esistere la casa della salute, i distretti sociosanitari, le case di comunità, il co-housing, come deve essere una presa in carico globale, come deve esserci un'equipe multiprofessionale e multidisciplinare con tutti i professionisti, come devono esserci percorsi clinici, assistenziali e riabilitativi e rispetto dei progetti di vita delle persone. Su questo voglio aggiungere questa cosa: la 502 forse è una cosa buona, ma ha fatto il riordino delle professioni sanitarie, perché da lì è nata, no, una classificazione tutte le figure non mediche, no, diciamo così, con una formazione diversa da quella che era precedentemente, quindi con una formazione universitaria, e come vedete, queste sono le figure professionali che appartengono a queste classi, per cui vuol dire che ci sono diversi specialisti che si occupano e possono seguire dei percorsi riabilitativi specifici a seconda dei bisogni della persona. Quella incorniciata di rosso sono tutte quelle della scienza della riabilitazione. Non si capisce perché ha messo il podologo, però quello è. Ecco, mi piace aggiungere che in un discorso di equipe multiprofessionale, però, come vedete da questa immagine molto più artigianale, sono tante le figure, no? A partire dalle associazioni, dall'avvocato, dallo psicologo, dal geometra, dall'architetto, dall'informatico, cioè sono tante le figure che devono ruotare intorno a una persona con disabilità, perché comunque se si vuole applicare quello che è un progetto individuale
e un progetto di vita, così come era previsto sia nella legge quadro che nella 328 come riforma dei servizi sociali, no? Se si vuole applicare questo, dobbiamo pensare ad avere più figure professionali, più professionisti, una vera equipe che si occupi insieme alla persona di ricostruire un progetto di vita. Ultime note che faccio è anche sull'assistenza protesica, ci sarebbe tantissimo da dire. Negli ultimi anni, nel 2017, l'assistenza protesica è stata inserita nei LEA. Si aspettava tanto questa modificazione per cambiare questo decreto che è il vecchio nomenclatore tariffario delle protesi, così più volgarmente conosciuto. E si aspettava tanto perché si pensava che ci sarebbe stata una modificazione sia nelle modalità di scelta, di verifica, di valutazione, sia nell'elencazione degli ausili, sia nelle possibilità degli ausili, visto che tutto questo nostro mondo sta andando avanti nella tecnologia, nelle soluzioni, e ci sono veramente molte, molte più possibilità. Si pensava che questo nuovo documento fosse veramente ampliato, no? Così com'è in tutta Europa, dove c'è una classificazione degli ausili tecnici e non un nomenclatore tariffario, ovvero una serie di tariffe legate ad una serie di ausili che possono essere fatti o su misura, oppure essere di serie, oppure essere monouso, eccetera, eccetera. In realtà non è cambiato quasi niente, cioè che sono stati aggiunti un po' di ausili tecnologici, ma sia le modalità anche proprio delle gare, le modalità di acquisizione dei dispositivi, i tempi, le procedure, i costi, il tipo di valutazione che dovrebbe essere in capo un'equipe, che dovrebbe prevedere tutta una serie di passaggi, anche qua un percorso e un progetto riabilitativo, questo è molto lontano da venire. Quello che possiamo dire è che una battaglia grossa che abbiamo portato avanti è quella di avere una figura come quella del terapista occupazionale, che è quello che dovrebbe seguire questi percorsi sugli ausili, finalmente dal 2000 esiste e comincia a essere presente. Infine, il richiamo da parte delle persone con disabilità che hanno investito e investono tantissimo nel poter dire: la scelta compete a noi, poter avere riconosciuto il diritto di autonomia, di vita indipendente, di autodeterminazione. Questo è arrivato anche grazie a un grosso lavoro internazionale, grazie a una convenzione ONU che ha sancito sulla carta, no, un riconoscimento dei diritti di tutte le persone con disabilità, che sicuramente vengono rivendicati ad alta voce dal mondo associativo, dal mondo degli utenti, ma che ancora, almeno nel nostro territorio, sono molto lontani dal garantire una possibilità di vita indipendente, autonoma e partecipata. Ecco, io mi fermo qua e boh, spero di essere riuscita a dirvi un po' di cose. Mi piacerebbe tutte poter fare un approfondimento maggiore, soprattutto su quelle, e ne riparleremo, che riguardano appunto queste modalità di riabilitazione ospedaliera e territoriale, soprattutto territoriale, che è veramente un vuoto più assoluto. Io mi fermo e passerei la parola a Fulvio sul tema della cronicità. Grazie, Antonio. Bene, grazie a Laura, buonasera a tutti. Io potrei ripercorrere lo stesso schema che ha fatto Laura, ma essendo relativamente diverso, anche se ci sono delle analogie, l'argomento, preferisco fare in altro modo, e cioè dire come siamo arrivati, anche questo l'ha detto Laura, per quello che riguarda la disabilità, che cosa stiamo facendo ora e quali possono essere le prospettive future. Allora, intanto c'è questo concetto che forse è
contraddittorio o è stato considerato contraddittorio, forse anche ambiguo, che è quello di non autosufficienza. Perché la non autosufficienza è stata considerata una particolare categoria che quasi non c'entra con la sua origine, perché in effetti poi si è visto da cosa è successo dal punto di vista legislativo e soprattutto amministrativo, per quale risposta dare alle persone in stato di non autosufficienza. In effetti, la non autosufficienza significa semplicemente la conseguenza di una condizione di mancanza di autonomia complessiva della singola persona, cioè la persona non è più in grado di fare le cose più elementari della vita da sola e quindi evidentemente ha bisogno di aiuto. Dopodiché si vede che cosa succede in questo aiuto, chi aiuta, chi deve aiutare e che cosa viene fatto per questo aiuto. Ora, l'altra questione, io partirei da che cosa, cioè da come noi abbiamo operato all'interno di Medicina Democratica, ma per certi versi anche all'esterno, e cioè il fatto, come avete visto per le questioni della disabilità, ci sono tante associazioni e movimenti, e la linea è stata quella anche di avere una relazione con queste associazioni e movimenti. E la linea che anche oggi portiamo avanti è quella di cercare, non dico di unificare, perché questo è un discorso sbagliato, ma quantomeno di avere queste relazioni e in modo permanente e riuscire a sviluppare le relazioni in modo tale da raggiungere determinati obiettivi. E anche per questo che è nato il Coordinamento Nazionale per il diritto alla salute, campagna Dico 32. E anche per questo che ci siamo legati, che ne so, alla Società della Cura, che è un grosso movimento sicuramente, e ad altre organizzazioni e organismi. Benissimo, diciamo che se noi abbiamo una data di partenza, è quella legata alla nascita di un'associazione che è sempre nella stessa sede di Medicina Democratica e che è nata pure da Medicina Democratica e che si chiama Senza Limiti, ma Senza Limiti è la sintesi, sono due paroline, ma c'è l'associazione, il nome effettivo si chiamava Coordinamento Interassociativo per la Cura e la Riabilitazione delle Persone Croniche Non Autosufficienti Senza Limiti di Durata. Quindi una cosa che evidentemente non si può dire quando ci si incontra tutta questa parola. E però alla fine è diventato Senza Limiti, ma che ha questo significato, che quelle persone che sono nella condizione in cui dicevo prima hanno bisogno di essere considerate per quello che sono e di avere delle risposte senza limiti di durata. E questo è uno dei tanti nodi e delle contraddizioni che si verificano nella realtà. Diciamo che noi abbiamo visto, ma le stesse cose si potrebbe dire che vediamo oggi, agli inizi degli anni 90, tanto che l'associazione è nata nel 92 ed è nata insieme, era un coordinamento di associazioni, sulla base della necessità di dare una risposta a queste persone, di dare una risposta da un lato a livello abitativo, a livello territoriale e dall'altro a livello, se si vuole, di cure e riabilitazione.
E quindi da un lato le cure domiciliari, poi alla fine, se voglio fare una sintesi estrema, da un lato la necessità delle cure domiciliari, dall'altra la necessità delle cure residenziali. E sono due cose che sono ancora oggi, si potrebbe dire, anche se non è uguale per tutte le regioni d'Italia, ma che sono due buchi, perché le cure a livello delle persone, delle singole abitazioni, dei luoghi dove le persone vivono, sono piuttosto scarse. E il discorso invece dei luoghi dove le persone vengono ricoverate in modo definitivo, ovvero quelle che poi sono state chiamate RSA, residenze sanitarie assistenziali, sono dei luoghi molto contraddittori. E del resto adesso queste sono anche diventate nell'occhio del ciclone, perché con il Covid si è misurato quanto poco rispondono ai problemi di salute, no? Hanno risposto piuttosto a problemi di mortalità, visto il numero dei morti che si era aggiunto all'interno di queste strutture. Ora, dicevo, noi abbiamo fatto nascere questa associazione perché si occupasse delle cure di queste persone. Abbiamo avuto un esempio a cui ci siamo riferiti e tuttora siamo in contatto con l'Associazione di Promozione Sociale di Torino, che era partita molto prima di noi, molto poco, non mi ricordo, ma sì, abbastanza tempo prima di noi, e aveva sviluppato un certo tipo di lavoro che peraltro tuttora continua, tanto che noi abbiamo fatto questo lavoro in Lombardia e siamo partiti con una proposta di legge regionale tramite la raccolta di firme che secondo lo statuto della Regione Lombardia a quei tempi era 5.000 firme, e con queste 5.000 firme certificate il Consiglio regionale avrebbe dovuto discutere. Dico avrebbe dovuto perché in effetti, pur avendolo fatto due volte, quindi avere raccolto la prima volta 12.000 firme, la seconda volta 14 o 15.000 firme, la Regione Lombardia non ha mai discusso in consiglio. Forse ha discusso qualcosa nella commissione, ma poi ha respinto questo tipo di proposta di legge. E credo che il discorso va anche legato, che oggi è ancora più evidente, al fatto che queste strutture, specialmente le residenze sanitarie assistenziali, costituiscono abbastanza un grosso affare. E quindi quello che noi proponevamo, che era la pubblicizzazione di queste strutture e arrivare a queste strutture quando proprio non era possibile altro a livello domiciliare, evidentemente non è una cosa che andava bene e non va bene neanche oggi rispetto all'ottenere dei profitti, no? Perché poi il problema è questo. Se pensiamo, naturalmente anche qui le regioni non sono tutte uguali, sicuramente vedendo la Toscana sta meglio della Lombardia da questo punto di vista, ma in Lombardia l'80% delle RSA, per non parlare poi delle cooperative che operano a livello ambulatoriale, che operano a livello domiciliare, sono sostanzialmente private, no? Le RSA sono gestite anche da società per azioni vere e proprie, ma lo scopo delle società per azioni credo che tutti sappiamo qual è. Benissimo, diciamo questo è la cosa che abbiamo fatto. E nel frattempo però abbiamo cercato anche di dare una risposta,
di carattere individuale, se si vuole, come difendersi. Cioè, un discorso legislativo è quello che dovrebbe arrivare a mettere a posto tutte le cose a livello nazionale. Però questo non arrivando, pur essendoci delle leggi relative, e cioè il fatto che la legge fondamentale è già stata citata, la legge 833 del 1978, stabiliva che tutti i malati devono essere curati, qualunque sia la causa, la fenomenologia e la durata della malattia. Poi però ci sono di mezzo, successivamente in Lombardia, ma non solo in Lombardia, sono venuti fuori dei decreti di carattere amministrativo che hanno modificato un po'. Ed è anche questa è una cosa grave che succede nel nostro paese, in cui le leggi sono una sorta di consiglio, ma poi possono essere modificate anche nella pratica a seconda dei casi. E quindi questo ci porta evidentemente ad un casino, e la cosa che poi ci ha portato e continua a portarci è quella di fare dei ricorsi di carattere, di ricorsi ai tribunali per cercare di dire: attenzione, le leggi dicono così, perché voi fate in quest'altro modo? E anche questo è uno dei problemi che noi abbiamo di fronte. Ma diciamo, la prima contraddizione in cui ci siamo trovati è dipesa da uno di questi decreti che è stato fatto esattamente l'8 di agosto del 1986, infatti denominato decreto Craxi, perché in quel periodo c'era questo grande personaggio, e in cui è stato chiaramente visto, è stata fatta la prima rottura, se si vuole, definendo un pezzo, dice: queste persone hanno bisogno un po' di sanità e un po' di cosiddetto sociale, no? Dopodiché è venuta fuori la teoria dell'integrazione socio-sanitaria. E quindi questo è stato un errore fondamentale che viene portato avanti anche successivamente, quasi fino adesso, anche se mi sembra che le cose si siano proprio in quest'ultimo periodo un po' modificate, perché non si può pensare di avere da un lato la sanità e dall'altro il sociale, e poi che si mettono un po' insieme rispetto ad una determinata situazione da cui dare risposta. Perché evidentemente, se noi andiamo a vedere le leggi, ma se andiamo a vedere la storia, la salute è qualcosa di per sé integrata rispetto a tutte le situazioni. E in effetti, proprio lo stesso anno, 1986, è stato fatto la dichiarazione di Ottawa da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che era un documento, che è un documento valido tuttora per la verità, in cui si diceva che non si può considerare la salute qualcosa di astratto senza considerare la condizione di vita delle persone, senza considerare il luogo di abitativo, per esempio. No? Quindi se uno non c'ha la casa, vediamo cosa sta succedendo adesso in Croazia, mi sembra che sia assolutamente una cosa pesantissima. No? Come dire, se non c'ha la casa, se non c'ha l'istruzione, se non c'ha l'occupazione, se non c'ha una relazione che ti permette di avere determinati servizi complessivi, evidentemente la salute è molto facile che si perda, almeno nella concezione generale. E quindi questo, si può dire, è stato poi il nodo sul quale noi abbiamo operato. E abbiamo operato per fare in modo, per far passare quest'idea che non si possono considerare le persone croniche non autosufficienti in pezzi, no? Per cui, come poi è stato fatto nella pratica, perché poi alla fine tutto diventa economico, e quindi le persone che vengono aiutate al loro domicilio
hanno un servizio che viene dal comune che si occupa di alcune questioni che richiamano più il campo sociale e un servizio che invece viene dalla unità sanitaria locale, come si chiamava una volta, adesso si chiama azienda. In Lombardia c'è ancora un altro nome, no? E quindi questa è stata la prima rottura. La prima rottura è stato il primo modo di affrontare il problema. Lo stesso dicasi per quello che riguarda il discorso residenziale, cioè delle persone che non potevano essere mantenute al loro domicilio causa la gravità della loro situazione. Perché comunque nel passato non c'erano le RSA. Nel passato, ci sono ancora adesso per la verità, c'erano le case di riposo, ma le case di riposo non avevano la stessa funzione perché riunivano delle persone che erano semplicemente anziane e che quindi volevano riposarsi, come dice la parola, e non volevano affrontare la vita di tutti i giorni, andare a fare la spesa, da mangiare, eccetera. Dopodiché, sia per l'allungamento della speranza di vita, e insieme all'allungamento della speranza di vita, anche alle risposte mediche che sono state date e che hanno contribuito ad aumentare la speranza di vita, ma al tempo stesso hanno aumentato anche il livello di disabilità. E quindi, conseguentemente, era necessario dare una risposta anche a queste persone. La risposta che è stata data rispetto al trovare un luogo di raccolta di queste persone, delle residenze, è stata anche qui, tant'è che, come si chiamano, residenze sanitarie assistenziali. Un pezzo di sanità e un pezzo di assistenza, tanto che poi dal punto di vista della spesa c'è un pezzo di sanità che viene dalla regione, che viene dalla sanità, che viene fornita dalla sanità e un altro pezzo del sociale, che poi a questo punto il sociale non viene fornita dal sociale in generale, viene fornita dalle persone. Oppure dal comune si dice, poi quando si va nella pratica si vedono che cosa succede dentro questo che è effettivamente un grosso casino. In effetti, dico brevemente questa cosa, noi cosa abbiamo anche fatto? Cercando di dare una risposta alle persone che avevano il problema, perché la prima cosa che è venuta fuori è il fatto che queste persone venivano, cioè il giorno della non autosufficienza, qual era, se si può dire così, estremizzando un po', il momento in cui una persona aveva una malattia grave che veniva ricoverata in ospedale e dopodiché ci si accorgeva che questa persona non era più autonoma, no? Ma questo non c'era e non c'è in effetti una continuità cosiddetta assistenziale rispetto a questa persona. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, sulla scorta di quello che facevano a Torino, abbiamo risposto dicendo alle persone, siccome esiste il diritto, voi rifiutate le dimissioni fin tanto che non si trova una soluzione conseguente. Quindi questa è stata una delle cose che ha funzionato e funziona tuttora, però anche questa è una cosa distorta perché il problema dovrebbe essere la presa in carico completamente della persona e non perché c'è un pezzo di sanità e un altro pezzo di assistenza. E quindi siamo e continuiamo ad andare avanti ancora in questa condizione un po' balorda. Pensando che forse bisognerebbe arrivare, e infatti ci stiamo lavorando e ragionando dentro nei gruppi di lavoro che abbiamo fatto all'interno del coordinamento nazionale,
su che tipo di risposta complessiva dare a questo tipo di fatto. Quindi come rivediamo la questione delle cure domiciliari e come rivediamo la questione delle residenze sanitarie assistenziali. E il tutto dovrebbe essere contenuto nel fatto, è un po' come c'è il discorso del territorio e dell'ospedale. Non sono contraddittorie, sono diventate contraddittorie, perché si è visto che se non c'hai le cure territoriali non puoi far fare tutto all'ospedale. E d'altro canto c'è bisogno anche dell'ospedale rispetto a determinate condizioni. E quindi questo è un discorso che noi stiamo portando avanti adesso per cercare di ottenere e di arrivare ad una soluzione definitiva. E la cosa è tutt'altro che, almeno quelli che operano e lavorano in questa direzione, vedono che è tutt'altro che facile, proprio anche perché qui c'è quel discorso che facevo all'inizio, che si inserisce il privato dentro questo tipo di sistema, e o c'è il privato delle cooperative che intervengono a livello territoriale e abitativo, o c'è il privato delle RSA che intervengono tramite questi grandi agglomerati, grandi o piccoli, perché poi evidentemente ci sono, e anche questa è un po' una distorsione, non puoi avere dei luoghi di 20 persone fino a 1.000 persone, prendendo l'istituto più grande che è il Pio Albergo Trivulzio. E quindi queste sono tutte cose che devono essere messe a posto, sulle quali noi ci stiamo operando sopra con un tentativo di trovare una soluzione definitiva, definitiva rispetto al tempo in cui siamo. E questo riteniamo che sia possibile nella misura in cui tutti i movimenti, che per di più adesso si sono moltiplicati proprio a causa del Covid, che sono sorti, che si mettano insieme e che poi possano operare e che operino per una modifica radicale. Per quello stiamo ripensando sia a proposte di legge che ha soluzioni, anche cominciando da delle soluzioni territoriali immediate, come quella di dire non è accettabile che le persone non vedano i loro parenti all'interno dell'RSA. Troviamo il modo, perché è una roba assolutamente disastrosa il fatto di fare questa separazione permanente. Ecco, diciamo, quindi il discorso che stiamo portando avanti è questo, e speriamo di continuare a farlo proprio a questo punto, e credo che sia fondamentale, con il concorso di molte più persone che hanno anche molte più idee, che hanno anche molte capacità, e che con il rapporto con il mondo scientifico, con il rapporto con il mondo degli operatori. Cioè, perché la risposta deve essere una risposta di tipo globale. Io finirei qua. Ok, grazie Fulvio. Adesso Anna Nocentini, Firenze. Sì, buonasera, io vi parlo da Firenze. Oggi abbiamo avuto una bellissima giornata di sole, per fortuna. Siamo tutti molto stanchi. Mi collego facilmente a quello che diceva Fulvio e mi permetto di fare un ulteriore riferimento per inquadrare un po' il tema delle residenze sanitarie assistenziali su cui lui giustamente si è trattenuto. I livelli essenziali di assistenza. Nel nostro sistema sanitario sappiamo che quelli sono un po' il punto di riferimento per esigere i diritti che sulla carta ci sono, ma che poi devono essere declinati nella pratica. E, i livelli essenziali di assistenza, voi sapete, sono stati finalmente modificati nel 2017, quindi in tempi abbastanza recenti. E però per quello che riguarda il settore socio-assistenziale,
e la cronicità e la non autosufficienza, di fatto non c'è stata nessuna modifica rispetto alla formulazione del 2001. E questo la dice lunga su come siamo cresciuti in consapevolezza nel nostro paese rispetto a questo tipo di bisogno. Devo dire che ovviamente in questi tempi la questione dell'RSA per il Covid è esplosa all'attenzione dei media e della popolazione, senz'altro, non so quanto delle istituzioni. Scartabellando un po' fra il materiale raccolto in tutti questi anni, mi sono ritrovata, forse qualcuno lo ricorda, anche se risale a diversi anni fa, mi sono ritrovata fra le mani il progetto Mattoni. Questo progetto Mattoni fu fatto dal Ministero della Sanità diversi anni fa e il Mattone 12 riguardava proprio la non autosufficienza e la cronicità, la non autosufficienza nelle forme della residenzialità e della semiresidenzialità per anziani, disabili e sofferenti psichiatrici. Quindi proprio il settore, diciamo, di cui ragioniamo. Qual era lo scopo di questo piano, di questo progetto del Ministero della Sanità? Quello di darsi, siamo nella prima parte degli anni 2000, 2003, 2005 all'incirca, è quella di darsi un linguaggio, un linguaggio comune per codificare le patologie, le risposte disponibili, insomma, per intendersi in quello che ormai era diventato la somma di 21 sistemi sanitari nel nostro paese, perché dopo il referendum questo successe. Quindi questo progetto molto interessante da parte del Ministero della Sanità per trovare un linguaggio comune. La cosa curiosa è che alla fine di questo gruppo di lavoro, che era fatto da amministratori e professionisti di 5-6 regioni, è che nel nostro paese ogni regione aveva utilizzato e stava utilizzando un proprio sistema di codifica delle patologie, delle risposte, eccetera, eccetera. Cioè ogni regione definisce il livello di non autosufficienza, il bisogno di soluzioni, il bisogno di intervento, eccetera, secondo un proprio codice, alcuni accreditati a livello internazionale, altri creati dalla stessa regione. Perché sono voluta partire di qui? Perché io credo che uno dei problemi grossi nel nostro paese per quello che riguarda l'assistenza agli anziani sia, da una parte, di avere puntato ormai su due elementi esclusivi, su due modalità esclusive di assistenza, la badante o l'RSA, e tutto ruota intorno a queste due soluzioni. L'altro elemento per cui mi sembra importante, mi sembrava utile, insomma, partire da questo stato confusionale di conoscenza, è perché probabilmente se ci fosse stata una strumentazione adeguata per definire che cos'è un RSA, come deve funzionare un RSA, diciamo la descrizione della tipologia di utenti che accede all'RSA, eccetera, forse l'arrivo del Covid avrebbe prodotto danni minori all'interno di queste strutture. Perché queste strutture, le RSA, sono diventate ormai degli strumenti di contenzione, dei luoghi di contenzione. Un signore della mia associazione, di cui dirò fra un attimo, mi ha stupito perché qualche mese fa mi manda una mail, non potendosi incontrare evidentemente, in cui mi diceva: signora, nel nostro paese abbiamo chiuso i manicomi, abbiamo chiuso gli orfanotrofi, ma le casse di contenzione per i vecchi non riusciamo a chiuderle. E questa cosa mi ha fatto parecchio riflettere, perché veramente credo che le nostre RSA siano diventate
siano diventate questo. Io mi occupo di questa materia per fare un po' di storia, riallacciarmi anche agli interventi dei compagni prima di me, di Laura e di Fulvio. Dal 1998 io ero in quell'epoca consigliera comunale qui a Firenze, mi imbattei in un regolamento fatto dall'allora assessore Marco Geddes, se qualcuno questo nome lo conosce oggi. Ecco, nel 98 lui era assessore al sociale a Firenze e fece un regolamento per le RSA, che erano di recente istituzione, che secondo me era vessatorio nei confronti degli utenti e dei familiari. Insomma, non entro nel dettaglio. E quindi io non sapevo, come dire, gli strumenti istituzionali li avevo a disposizione, ma non erano chiaramente sufficienti. Parlavo con Beppe Banchi e Gabriella Bertini, che conoscevo per altre storie, e loro mi dissero: ma senti questo signore che si chiama Fulvio Aurora e vedi che cosa potete fare insieme. Fulvio Aurora venne a Firenze in un'assemblea in una casa del popolo fiorentino insieme a Luigi Lia. È una sera che io ricordo con particolare affetto, direi, perché mi aprirono un mondo, perché sapevano tante cose, mi suggerirono un metodo di lavoro che poi nel corso degli anni ovviamente si è consolidato, cioè, insomma, va bene. Da questa assemblea nacque un comitato e poi un'associazione che si chiama, per volontà di Gabriella Bertini, Associazione per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti. Lei era presente ai nostri incontri e lei disse: ma la parola persone ce la metterai? Io, ma guarda, si era trovato l'acronimo ADINA, ci stava bene, non importa, le persone ci stanno lo stesso. E questo è il nome della nostra associazione. E mi ricollego così a quello che ricordava Laura, di Gabriella e Beppe, a quanto mi sono stati utili, a quanto la loro attività sia tuttora nel ricordo di molte persone. E noi continuiamo per il progetto Casa Gabriella a importunare, perché a questo punto di questo si tratta, a importunare l'assessore, siccome la struttura è stata occupata l'anno scorso più o meno di questi tempi e chiaramente noi abbiamo contatti con gli occupanti che sono felici, dentro sono felici ovviamente, però diciamo c'è un ragionamento dietro, insomma, di solidarietà fra i senza casa e coloro che avrebbero bisogno di realizzare il progetto lì. Da loro abbiamo saputo che INAIL, che stanno arrivando delle persone che fanno dei sopralluoghi, quindi che INAIL vuole vendere, e quindi ci siamo rimobilitati su questo tema. Gabriella è stata ricordata anche in diverse opere, almeno due opere teatrali con due registi diversi, sia a Roma che a Firenze che in Veneto ripetutamente, quindi è una memoria che continua a dare frutto. La nostra associazione quindi nacque all'inizio degli anni 2000 con la caratteristica di non prestare assistenza direttamente, ma di occuparsi dei diritti delle persone e vedere come agire per soddisfare questi diritti che sono declinati, stabiliti dalla nostra Costituzione, l'articolo 32 e l'articolo 38, ma che devono essere costantemente non solo declinati ma riconquistati. E noi ci siamo mossi da subito prima di tutto per dare informazioni attraverso gli strumenti classici che ci sono in queste circostanze, cioè volantinaggi, assemblee pubbliche, istanze presso le varie istituzioni. Le varie istituzioni all'inizio era prevalentemente l'amministrazione comunale, perché voi sapete, come ricordava giustamente Fulvio, che il pagamento della quota della RSA è in parte sanitario e in parte sociale. All'epoca, all'inizio degli anni 2000, le quote sanitarie erano garantite a quanti venivano riconosciuti come da inserire in un progetto di residenzialità,
Il problema era la quota sociale che dovrebbe essere, avrebbe dovuto essere a carico del comune, salvo l'ISEE, insomma, individuale. Poi, infatti, poi di fatto veniva chiesto l'ISEE dei familiari, dei figli. Addirittura nel primo regolamento dell'assessore Geddes c'erano anche i fratelli, e io ricordo una scena graziosissima fra due fratelli e una sorella nella mia associazione, ultra ottantenni che non si vedevano da 30 anni, e lui aveva la moglie ricoverata, e quindi vennero in associazione a litigare perché la sorella chiaramente non voleva fornire il suo ISEE per corsi di vita. Quindi l'assurdità delle istituzioni che non tengono minimamente conto della vita delle persone. Dopo il regolamento fu modificato, cioè questa parte assolutamente assurda fu tolta anche sulle nostre pressioni. Però dicevo, all'inizio dalla nostra esperienza si vedeva che la quota sociale era il vulnus per le famiglie, il fatto di dover intervenire economicamente, eccetera, mentre la quota sanitaria era garantita. Dopo invece il referente delle nostre istanze, delle nostre dimostrazioni, eccetera, divenne la ASL, perché a un certo punto, con una certa voluta confusione sul tema delle liste d'attesa che venne unificata, eccetera, insomma, non entro nei dettagli, però di fatto, forse perché era modificata anche la tipologia degli utenti, cioè le persone erano sempre più in grado di provvedere a se stesse per la quota sociale, forse anche perché si trattava di persone che avevano avuto una vita lavorativa piena, anche le donne, e quindi avevano una pensione. Con l'assegno di accompagnamento si arrivava ai 1.500 euro che costituivano la quota sociale. Era la quota sanitaria che veniva a mancare. Quindi da un punto di vista ancora più grave nel rapporto fra cittadini e istituzioni, perché appunto la parte sanitaria dovrebbe essere quella garantita a tutti. Lì ottenemmo dei risultati facendo una mobilitazione non grossa ma costante e ripetuta nel tempo. Per diversi mesi, il lunedì dalle 2 alle 3, presidiavamo la direzione dell'ASL. E alcuni avevano fatto addirittura le magliette con il volto dei propri familiari ricoverati, quindi di grande effetto anche per la stampa cittadina. Ogni persona è libera di fare come crede, insomma. Ecco. Non era un'indicazione che dava l'associazione, perché francamente insomma, è pesante, però alcuni di loro fecero questo. E alla fine ottenemmo che la regione, mascherandolo dietro a un progetto di revisione degli utenti dell'RSA, fatto sta che ci fu la destinazione di circa 1 milione di euro in più in quote sanitarie per l'RSA nella ASL fiorentina. Questo azzerò la lista d'attesa in quell'anno, 2011-12 direi, che però poi è ripartita. E tuttora siamo che quando una persona viene dichiarata, per una persona viene fatto un progetto di residenzialità, la possibilità di entrare pagando l'intera quota è sostanzialmente sempre presente, perché i posti ci sono. La possibilità di ottenere la quota sanitaria gira intorno ai 12-18, a volte anche di più, mesi. E voi capite quale difficoltà questo sia per le famiglie che non possono avere una propria progettualità, eccetera. Questo è stato una delle battaglie, diciamo, più significative. Poi anche noi, imparando appunto dai compagni di Milano e anche di Torino, ci siamo, come dire, siamo sul pezzo sulla difesa individuale, cioè qualcuno che vuol fare causa, eccetera, o che si rifiuta di pagare ritenendo illegittima le richieste, eccetera. Però diciamo che questo aspetto legale ci interessa meno, insomma. Ci interessa di più portare avanti delle battaglie che diventano collettive, la cui utilità ha una ricaduta immediata su tutta la cittadinanza e non solamente sulla persona
che porta avanti questa causa. Ecco, e questi sono più o meno, diciamo, i temi sono quelli su cui anche Fulvio vi relazionava, e cioè appunto le dimissioni selvagge, il fatto di accompagnare le persone dall'assistente sociale perché ne sono intimoriti invece che rassicurati, il andare a discutere con i direttori sanitari delle RSA, che sono tutte private, ce n'è rimasta in una Firenze, ma comunque con una gestione esternalizzata, direttori sanitari che spesso e volentieri non hanno la minima, mi è capitato non recentemente, insomma più di una volta, di scontrarmi con il direttore sanitario, di guardi, lei non può dimettere questa persona, non la può mandare via perché il figlio si rifiuta di pagare, perché va nel penale, e questo va nel penale, sì, e lei c'è una persona non autosufficiente, ce l'ha in carico lei, quindi lei non è che... Ci siamo trovati a chiamare anche i carabinieri, perché riportavano gli anziani a casa in ambulanza, no, a casa, in residenza in ambulanza, la residenza non li rivoleva, perché diceva, ma questo figlio non vuole pagare la sua quota, e quindi a chiamare i carabinieri dicendo che questa anziana non poteva restare in ambulanza, non era cosa, insomma. Tra l'altro l'ultima era ad agosto, quindi faceva un caldo birbone, insomma, una vecchietta chiusa in ambulanza, cioè voglio dire che il livello di conflittualità può essere anche non alto nel senso di diffuso, ma intenso e molto coinvolgente nei confronti delle persone, dei familiari, con in mezzo questi anziani. Qual è il punto oggi? Beh, noi ne abbiamo parlato, scusate, guardo l'ora perché non voglio abusare della vostra pazienza. Noi ne stiamo parlando, come diceva Fulvio. Il punto attuale è che, secondo noi, proprio perché partiamo da questo tipo di lettura del sistema complessivo di assistenza all'anziano e nello specifico sulle RSA, io l'ho definito luoghi di contenzione, quindi credo che la parola sia pesante, ma anche se risponde al vero, credo che noi dobbiamo appunto lavorare per orientarci diversamente e chiedere che non che vengano abolite le RSA, ma che vengano abolite queste RSA. E Fulvio faceva un veloce riferimento all'impossibilità di incontrare i familiari. Noi su questo avevamo lavorato, perché abbiamo lavorato abbastanza anche con i comitati dei familiari, che in Toscana dovrebbero essere presenti in tutte le residenze, perché diciamo la convenzione standard che c'è con i soggetti privati che gestiscono le RSA prevede che il soggetto gestore faciliti l'attività e la costituzione del comitato di familiari. Quindi siamo molto avanzati. Il problema è che questi comitati familiari sono stati svuotati di ogni capacità, anche solo propositiva, se non di critica. Noi chiedemmo di potervi partecipare, ci fu negato, e quindi riunimmo all'esterno, diciamo, facevamo assemblee pubbliche nelle case del popolo a cui invitavamo i familiari, e quindi si faceva il comitato lì fuori, ma all'interno ci fu negato. Ma progressivamente anche le loro riunioni si sono svuotate di senso, perché i gestori della RSA volevano essere presenti in quelle condizioni pseudofamiliari di relazione, no? Ma come? Non volete che sentiate? Avete paura di dire qualcosa che ci offende? Ma no, noi vogliamo venire per sentire quali sono i problemi, per risolverli insieme, perché Toscana funziona così, no? Ci si vuole tutti bene, siamo tutti dalla stessa parte. In realtà io credo che talvolta mantenere le distanze e avere chiare le responsabilità aiuti un pochino a difendere i più deboli, che nel nostro caso sono sicuramente gli anziani. È cambiata anche la configurazione, anche in una regione come la Toscana, delle RSA. Voi pensate che quando noi abbiamo cominciato a lavorare molte RSA portavano e portano nomi
di donne. Noi abbiamo Villa Iole, Villa Gisella, eccetera. Villa Iole, la signora Iole era la proprietaria e quella che organizzò il servizio in questa Villa Iole. Quindi dire che si stabiliva un rapporto quasi familiare, effettivamente stava un po' nelle cose, poi c'erano quelle gestite da religiose, quindi. Ma nel tempo anche qui sono cambiate e ci avviciniamo sempre di più al modello lombardo, per esempio Villa Le Terme, che è una grossa struttura che ha lungodegenza riabilitativa e residenza sanitaria, è del gruppo Corian. Gruppo Corian che ha fatturato nel 2018 368 milioni di euro con un utile di 800 mila euro. Il gruppo COS, che è proprietario di altre tre strutture in regione, che fa capo alla famiglia De Benedetti, 595 milioni di fatturato, utile di oltre 30 milioni, fatturato solo sulle RSA, non di tutta l'attività dei De Benedetti, cioè quello che è successo in Lombardia in maniera, come dire, quasi repentina anche, ma sicuramente complessiva, cioè che ha riguardato tutto il mondo della sanità e del sociosanitario, in Toscana sta avvenendo in termini più soft, quindi più diluiti nel tempo, per comparti, per esempio la riabilitazione è ormai nella nostra città e provincia a esclusivo appannaggio del Dognocchi. Il Dognocchi aveva una presenza significativa già 30 anni fa, ma contemporaneamente c'era un'attività di riabilitazione, eccetera, eccetera, anche diffuse nelle varie ASL. Invece ormai è esclusivamente il Dognocchi, con una sede che non è più quella di 30 anni fa, ma adeguata alla bisogna. Quindi i processi di esternalizzazione di parte del servizio, di privatizzazione, anche la diagnostica, stanno proprio per comparti, vengono estromessi dal pubblico in quell'operazione di svilimento del pubblico di cui hanno già parlato i compagni prima. Credo che questo sia un altro degli elementi su cui noi dovremmo lavorare. Chiudo perché con una, proprio mi viene in mente una battuta. L'allora, parlo del 2020, di nemmeno un anno fa, presidente della regione Enrico Rossi, grande esperto di sanità perché si era fatto 10 anni di assessore prima di fare il presidente e assessore alla sanità, quando cominciarono a venire fuori le notizie dei decessi nelle RSA, e quindi scoprì di avere le RSA anche nella sua regione, disse: bisogna ripubblicizzarle tutte. Peccato che non siano mai state tutte pubbliche, non sono mai state pubbliche. Anche in Toscana pubbliche erano pochissime e il privato ci ha messo, con modalità diverse come dicevo, però ci ha messo piede da subito. Ma l'assessore Rossi pensava che ripubblicizzando o pubblicizzando forse si sarebbe trovata la soluzione. Vedremo. Chiudo. Grazie Anna. E adesso Bruna Bellotti sul tema della salute mentale. Vai Bruna. Non ti sentiamo, Bruna? No, non ti sentiamo proprio. Microfono. Però vedo che è attivo, c'è qualcos'altro. Prova, Bruna. Non ti sentiamo assolutamente.
Prova, forse adesso, prova. No. Prova a chiudere tutto e rientrare. Prova a chiudere completamente, esci e prova a rientrare. Intanto che fai questo, visto che Caterina mi ha chiesto di parlare, se 2 minuti proprio, Caterina, intanto Bruna, esci, chiudi e prova a rientrare. Ma Bruna ti sente? Spero di sì. Vabbè, Caterina, fai tu intanto che loro si organizzano. Sì, dico una cosa velocemente. Proprio sulla base di quello che ho visto all'inizio, no? C'è questa la panoramica di tutto quella che è stata la, vic insomma, la vicenda generale di Medicina Democratica, ma soprattutto c'è anche l'elencazione di tutte le leggi che ci sono. E che operano nel sociale e nella sanità, soprattutto rispetto ai disabili. Niente, io sto cominciando a pensare che in effetti ce ne sono già tante di leggi. Il Deve problema alzare la principale voce. non si sente? Alza la voce. Ok, alza un po'. Perché evidentemente avevo gli auricolari e loro l'ho abbassato. Adesso Adesso si sente? è meglio, sì. Dicevo, vado avanti senza auricolare. Dicevo che appunto mi sembra che ci siano già tante leggi, ci sono già tante cose che operano nella sanità e nel sociale. Cosa succede però? Che a questo punto ci troviamo di fronte al fatto che queste leggi molto spesso non vengono applicate. Faccio l'esempio semplicemente della legge appunto 18 del 2009, quello sulla di ratifica della Convenzione ONU, che già solo quella permetterebbe ai disabili di avere una serie di ausili, aiuti di tutti i tipi, no? Per essere autonomi, e non funziona e non viene. Perché non viene applicata. Che si fa a questo punto? Cioè, questo è il nodo. Cosa si deve fare rispetto al fatto che questi loro stessi, cioè lo stesso Stato, lo stesso ente locale, lo stesso ente pubblico, non mette in opera quello che è poi la sua funzione, no? Che è esplicitata dalle leggi. Perché io veramente mi sto chiedendo a questo punto, anche rispetto alla questione dell'RSA, no? Ne hanno parlato Anna, ne hanno parlato anche gli altri che l'hanno preceduta. Sono aziende private. Signori miei, di fronte a queste cose, cioè anche la politica sta facendo un passo indietro. La politica si ferma, si sta fermando, perché non sa più come avanzare. Cioè non sa più cosa fare. Una volta che va a parlare con il privato e il privato gli dice io faccio come mi pare, che fai? Allora, io mi chiedevo se non era il caso di cominciare a pensare anche a una possibilità di lotta vera e propria, in termini proprio di, non ho paura di dire la parola, anche di scontro. Di scontro nel senso che qui c'è veramente da costruire una sorta, fra virgolette, di sindacato degli utenti e di tutti quelli che hanno a che fare a questo punto con la sanità. Pensavo a questa cosa in questi giorni, quindi questo vuol dire una lotta che è fatta sì di partecipazione, ma anche di avvocati. Pensavo a questa cosa proprio perché in questi giorni mi è arrivata la voce dall'Inghilterra. Loro hanno lo stesso problema nostro, no? Poi ce l'hanno anche in America. Non fanno entrare nell'RSA, nelle loro case di cura, non fanno entrare i parenti. Loro hanno delle fortissime, organizzazioni di familiari di malati, sono molto forti, molto sentiti, ascoltati anche in Parlamento. Non ci stanno riuscendo neanche loro. A questo punto loro stanno andando anche loro verso la possibilità di iniziare a intraprendere un'azione legale contro lo Stato e contro, nella percentuale ovviamente di contributo dello Stato, e contro anche queste aziende che si occupano di assistenza agli anziani. Questo volevo dire, cominciamo a pensare anche in termini di scontro un po' più, come dire, concentrato, ma proprio per far applicare le cose che ci sono già e non vengono applicate. Basta. Ok, va bene, grazie Caterina. Bruna, ci sei? Sì, ci sono. Oh, ok, allora vai tu che te. Scusate l'intermezzo di Non questo c'è problema. Non c'è più. inconveniente. Innanzitutto devo ringraziare
Alessandra che mi sta qui accanto, che è, Antonella, scusate, sono fuori, questo è indicativo della mia stanchezza, sono qui da lei dalle tre. Abbiamo avuto prima, scusate questa premessa, ma per dire come siamo distrutte. Abbiamo avuto un incontro con l'azienda USL, facciamo parte di un gruppo a proposito di comitati, appunto come diceva prima Anna, che cosa succede in Toscana, i comitati nell'RSA. Bene, ecco, questo succede a Bologna, cioè che faccio parte di questo gruppo al quale aderiscono circa 30-33 associazioni che praticamente sono quasi tutte colluse con l'azienda, perché l'azienda ha pensato bene di adottare la modalità che queste associazioni presentano dei progetti, e quindi sono cose che sì, possono anche essere utili, ma sono utili per chi? Per quei malati che stanno discretamente bene. Con risultato che i malati gravi, cosa è successo qua? Con risultato che i malati gravi sono quelli più abbandonati. Ed è questo l'argomento di cui vi vorrei parlare questa sera. Si è detto delle RSA, le RSA che praticamente sono quasi tutte gestite dal privato sociale o anche privato tout court. La stessa cosa riguarda le residenze, non si può qui avere. Qui non è che non ci sei tu. Loro ti vedo, vedete tutti, vero? Vedete tutti? Sì, sì, certo. Cosa dobbiamo vedere? Lei. Ecco. No, perché c'era lo schermo vuoto praticamente. Ok. No, ecco. Vi sentiamo e vi vediamo. Benissimo, ottimo. Allora vorrei parlarvi degli malati mentali gravi che sono collocati nelle residenze psichiatriche gestite prevalentemente, direi totalmente, dal privato sociale, che in sostanza Bologna e anche limitrofi anche nel resto della regione sono prevalentemente delle cooperative. Che cosa succede in queste residenze gestite dalle cooperative che ospitano dei malati mentali? Succede che il personale, ovviamente è necessaria una premessa, come è stato detto molto bene da Anna, che riescono a fare degli utili da milioni di euro, le cooperative non sono da meno, tra l'altro beneficiano anche di agevolazioni fiscali, quindi con risultato che le entrate allo Stato sono anche ridotte. E quindi avere un margine business, di profitto maggiore, cosa fanno? Giocano appunto sul personale. Il personale appunto è personale non qualificato, non esiste appunto un controllo, una supervisione, una verifica del loro operato. E chi ne fa le spese di tutto questo se non il malato mentale? Oltretutto c'è anche da dire che se si fosse fatta, parlo di malati mentali che sono in carico al Dipartimento Salute Mentale da molti anni, anche se in passato erano seguiti in strutture totalmente a carico dell'azienda, però non c'è mai stato, come dicevi bene tu Laura, l'applicazione di un progetto individualizzato riabilitativo. La stessa cosa che hai illustrato molto bene per la disabilità riguarda anche per la malattia mentale, cioè se fosse stato fatto, e ora meno che meno non viene fatto, un progetto riabilitativo che avesse avuto l'obiettivo di potenziare le parti residue che anche il malato mentale ha,
allora si sarebbe potuto avviare un percorso verso l'autonomia e magari quelli che non riuscivano ad ottenere dei notevoli miglioramenti potevano comunque essere collocati in appartamenti parzialmente assistiti e vivere una vita molto più dignitosa che essere segregati in strutture che sono ubicate fuori dai centri abitati. Anche questo cosa vuol dire? Vuol dire che non viene assolutamente tenuto conto di quello che prevede il progetto obiettivo nazionale salute mentale che risale al 98-2000, che sancisce appunto che queste residenze debbono essere collocate in contesti urbani, serviti da mezzi pubblici e anche insomma inseriti in una posso dire in una socialità, insomma, dove ci sono dei negozi, dove c'è abbastanza vicinanza con gli altri servizi sociali, insomma, eccetera, eccetera. Ecco, invece queste strutture ubicate fuori dal mondo impediscono appunto un minimo di relazione con i servizi circostanti. Quindi, anziché favorire una ripresa del malato, li buttano nella fossa anzitempo. Ecco, quindi quando prima Anna diceva che si è arrivati alla chiusura dei manicomi, dei brefettori e si dovrà pensare a una riconversione delle RSA, io ci metto dentro anche le residenze psichiatriche. Perché attualmente si sono creati dei piccoli manicomietti e poi se si va nella zona di Rovigo, mica tanto piccole, lì ci sono delle strutture gestite dalle cooperative che hanno 100 posti letto e quindi se non è manicomio quello mi chiedo che cosa sarà mai. Ecco, allora, che cosa possiamo fare noi per il futuro? E questa è la domanda. Quindi io sono molto d'accordo con Caterina, così che si chiama, vero? Benissimo. Ecco, qui è necessario rimboccarsi le maniche perché io ormai sono convinta che se non si porta avanti una lotta non se ne viene fuori. Perché ormai sono diventate delle lobby le cooperative e quindi che cosa si può fare contro delle lobby? Noi associazioni che peso abbiamo? Va benissimo che ci siamo Medicina Democratica riunita con il gruppo d'associazionismo e tutte le associazioni che fanno parte di Dico 32. E anche la società della cura, anch'io ho partecipato degli incontri promossi da loro, però sono tutte belle enunciazioni, bisogna pensare che gli anni passano, io proprio quest'anno farò 20 anni dell'associazione che abbiamo costituito, Diritti Senza Barriere, però amaramente devo constatare che la situazione è andata progressivamente peggiorando. Quindi di sanità pubblica ormai c'è rimasto molto poco per quanto riguarda soprattutto l'assistenza alla disabilità, ci mettiamo dentro il malato cronico non autosufficiente, ci mettiamo dentro il malato mentale grave ed altre patologie che portano alla cronicità. Ecco, dove vanno a finire queste persone? Vanno a finire in strutture che si è visto appunto cosa succede. Il personale ruota continuamente, impediscono ai familiari di far visita ai loro congiunti, però mica impediscono ai jolly di andare in queste strutture. Ecco, allora, si è verificato dei focolai a Bologna che è stato appunto appurato che erano proprio i jolly che portavano le infezioni. Ma questi jolly, poveretti, che cosa ne facciamo? Che sono persone che per raggiungere
con un minimo, ma un minimo di 700-800 euro al mese debbono girare 3-4 strutture? Ma è possibile una cosa del genere? Allora, cara Caterina, io sono molto d'accordo con te e sarò la prima ad essere in lotta con te, perché non se ne può più, proprio più. Allora, io concludo col dire che nell'immediato, cosa che sarà molto difficile che io riesca a fare qui a Bologna, di organizzare dei comitati dei familiari che hanno i propri congiunti nelle strutture e poter cercare di fare coalizione. Ma questo a Bologna mi ha impedito. Mi ha impedito perché? Io faccio anche parte del comitato consultivo misto dell'azienda USL. Fa riferimento al decreto 502 che prevede l'istituzione, appunto, poi è stato anche emanato una legge regionale che risale al 92, che prevede l'istituzione di questi comitati che dovrebbero verificare la qualità del servizio dal punto di vista dell'utenza. Allora, ho fatto riferimento ai comitati consultivi misti perché? Perché appunto si sono formati, ma già da anni, dei gruppi che vanno a visitare le strutture, ma non accettano che a far parte di questo gruppo che va a visitare le strutture ci sia un familiare che ha il proprio congiunto ricoverato nella struttura oggetto della visita. Allora ditemi un po' voi che cosa potranno mai recepire questi gruppi di lavoro che non conoscono che cosa succede dentro alla struttura, sono delle visite di facciata. Ecco, io non ci sto proprio ed è da anni che io condanno questa modalità, ma hanno chiuso la bocca dicendo che noi ci atteniamo a quanto prevede una disposizione dell'Agenzia Sanitaria della Regione Emilia-Romagna, che ha sancito che non possono andare a fare la visita quei familiari che hanno un proprio congiunto nella struttura. Beh, insomma, mi sembra una cosa fuori dal mondo, che oltretutto è ancora peggio di quello che diceva Anna Nocentini prima, cioè che questi comitati dei familiari in Toscana appunto vorrebbero i gestori delle strutture farne parte, perché sì, anche noi vogliamo capire, insomma, siamo tutti bravi e buoni, vediamo di andare d'amore d'accordo, ma come? Ma loro hanno degli interessi che sono totalmente contrastanti con i nostri, il personale che non è qualificato, che è super sfruttato, che deve fare il giro di tre RSA per raggiungere una misera retribuzione. Beh, si può andare avanti così? Ecco, allora, ritornando all'argomento oggetto che mi sono presa l'impegno di portare avanti per quanto riguarda la salute mentale, io evito di fare tutto un passaggio quando un malato è, insomma, più che malato all'inizio ha dei disturbi, che ne so, soffre di depressione oppure ha dei disturbi dell'alimentazione, bulimia o anoressia, oppure, ecco, evito, perché lì si entra negli argomenti specifici, ecco, che ci sarebbe anche lì da affrontare delle questioni non certo facili, però vengono affrontate ambulatoriamente, anche lì ci sarebbe da fare un discorso sulla formazione del personale. Noi a Bologna da anni che ne risentiamo di una mancanza di formazione,
ma formazione che deve essere fatta in collaborazione anche con le associazioni di tutela dei diritti, non una formazione cattedratica che non tiene conto della realtà di ciascun paziente. Ecco, qui non si parla assolutamente che la persona deve essere al centro della cura, no, è lo psichiatra che stabilisce quello che deve essere fatto per quel malato. Se un malato, come è successo a una familiare che si è rivolta a me, la cui madre deceduta, che si ribellava a prendere gli psicofarmaci prescritti dalla psichiatra, lei, la psichiatra le diceva: oh, ma se tu non prendi le medicine che io ti assegno, guarda che chiamo la polizia e ti verrà fatto un TSO. Ecco, questo è il rapporto che hanno con il paziente. Per carità, non voglio dire che siano tutti così, però sarà perché all'associazione vengono i casi peggiori, non viene certo una persona che è soddisfatta del proprio rapporto con il proprio psichiatra. Ecco, allora, qui ci sarebbe un discorso vasto da fare. Comunque, visto che il tempo è già esaurito, io mi limito soltanto a dire che non è assolutamente vero che i manicomi sono finiti, c'è un ritorno, e come che c'è un ritorno alla istituzionalizzazione. Ecco, c'è un ritorno, come ho già detto, perché qui hanno fiutato bene, nella sanità si fa business e non c'è rischio di impresa. Ecco, tenetelo bene in testa, che nel mercato della produzione, dell'economia di mercato, lì c'è il rischio di impresa. In sanità no, non c'è rischio di impresa. E quindi quel business che fanno è un business molto facile. Ecco. E poi voglio dire che Laura e altre, Aurora, che sono di Milano, ecco, quello che è successo alla Santa Rita è i chirurghi che facevano degli interventi devastanti che hanno portato anche alla morte, pur di incassare un DRG più lucroso. Ecco, in analogia, non dico che portano alla morte i malati mentali, se ne guardano bene, perché perderebbero la materia prima che gli dà l'introito. Ma cosa fanno? Non fanno nulla per evitare la cronicità, perché per evitare la cronicità ci vuole personale formato, qualificato, supervisione in itinere. Ci deve essere del personale fisso, non che ruota continuamente come succede, in modo che si possa creare una relazione con il paziente, con personale che ruota continuamente, che non ha formazione, non ha esperienza. Ma ditemi voi che relazione si potrà mai creare? Ecco, questo non succede, come non succede nell'RSA, uguale. Ecco, mettono lì il vassoio e dicono: mangia. Ma come mangia? Se non è in grado di mangiare, gli danno 2-3 cucchiaiate, poi dicono: ah, non ne vuol più. Ah, ma come non ne vuol più? Ma devi aspettare i tempi del malato. Ma rispettare i tempi. Queste povere operatrici, che sono, ne hanno 20 o 30, come fanno a seguire? Ecco, c'è il famoso, com'è che si dice, aiutatemi voi, il minutaggio. Ecco, il minutaggio. Hanno determinati minuti per ogni paziente. Ma è possibile una cosa del genere? Come si può seguire un malato con attenzione, con scrupolosità, se hanno dei minuti contati? Ecco, allora concludo col dire che qui è necessario mettere in piazza questo malaffare delle cooperative e delle esternalizzazioni dei servizi. Vi ringrazio. Grazie Bruna. E siamo arrivati alle 8, per cui se c'è proprio un paio di interventi velocissimi,
perché stasera dobbiamo proprio chiudere nei tempi. Fulvio, Anna, volete ridire qualcosa? No, direi che sono tutte cose da riportare dentro nel coordinamento per poi arrivare ad una piattaforma generale. Assolutamente, assolutamente d'accordo, perché comunque queste cose che avete detto, a parte che negli incontri che abbiamo fatto, sono venute fuori, no? in più momenti, da più parti. Sicuramente la definizione che ha dato Anna di luogo di contenzione delle RSA mi sembra proprio quella più appropriata, e anche la descrizione che ha fatto Bruna si legge proprio lo svuotamento, no? Non cercare di avere delle strutture che possano veramente garantire e la parte dell'assistenza, la parte sanitaria, la parte dell'accoglienza, la parte dell'affiancamento, del sostegno, cioè non c'è niente di tutto questo, è proprio un contenitore dove la persona viene rinchiusa, tenuta il più possibile, no? Sedata, tranquilla, senza nessun tipo di stimoli, senza nulla, perché non dia, che dia fastidio il meno possibile. E poi c'è questa organizzazione veramente tremenda delle cooperative, quello che riportava Anna, di organizzazioni lucrative che pensano solo a questo, e quindi il personale che all'interno è personale tenuto in scarsissima considerazione, con un livello formativo molto basso, e con una difficoltà nelle condizioni di lavoro, con dei ricatti, voi sapete benissimo, l'abbiamo detto in tutti gli ultimi incontri, cercare di parlare con gli operatori di queste strutture è impossibile, no? ma con tutti, no? Hanno veramente paura di quelle che possono essere le ripercussioni, per cui è impossibile riuscire a avere un contatto con loro, avere delle testimonianze, delle denunce, per cui questo è chiaramente questa realtà sulla quale comunque all'interno del nostro coordinamento, all'interno dei gruppi di lavoro che stiamo facendo, stiamo cercando in ogni qual caso di creare anche una condizione di informazione, perché è vero, Caterina, è vero, Bruna, che dovremmo prendere e continuare a intervenire e intervenire in modo tosto, è vero, no? E laddove si può si cerca di farlo con le difese che si mettono in conto, no? Nei confronti delle situazioni che avvengono, però è anche vero che bisogna costruire anche un po' questa forza, no? Che diventi una forza partecipata, una forza consapevole che faccia sì le battaglie al momento giusto, ma nello stesso tempo che sia in grado anche di portare avanti dei progetti diversi. E questo, mi dico e ci dico, dovremmo anche investire maggiormente in persone anche più giovani, anche che vivono nel mondo della sanità, del sociale, dell'assistenza, proprio perché esse stesse prendano un pochino più in mano queste situazioni. Insomma, l'abbiamo visto anche sentendo degli operatori, quello che poi in tante situazioni, in condizioni diverse, sono in grado di creare e di creare proprio nel territorio, allora, nella continuità anche assistenziale, di cui parlavamo, no? C'è stato proprio qualche settimana fa un incontro sulla Casa della Salute, dove sono emerse delle esperienze territoriali e, ripeto, di continuità assistenziale, di presa in carico e di attenzione, che è come un po' se fosse un mondo sommerso, che però c'è. Allora dobbiamo cercare anche di avere un po' tutte queste persone che partecipino e che veramente diano un forte contributo ad una modificazione che, ripeto, passa sicuramente attraverso delle battaglie, attraverso delle prese di posizione, però deve passare anche proprio attraverso un lavoro di ricostruzione e di cambiamento radicale di quello che abbiamo, pensando a queste strutture di contenzione, che è proprio la prima cosa che dobbiamo fare.
Io direi stasera fermiamoci qua, sicuramente su questi argomenti, in particolare sugli argomenti della cronicità, sapete che va avanti il lavoro del coordinamento e che il coordinamento nella campagna Dico 32 sta proponendo degli incontri che saranno proprio più dedicati a come ricostruire una medicina del territorio per le persone anziane non autosufficienti e a riparlare ancora dell'RSA e come cercare di cambiare le situazioni. Per cui avremo modo di rincontrarci e di riapprofondire insieme e di decidere anche un po' il da farsi, sia nell'immediato che un po' nel più lungo periodo. Vi ringrazio che siete stati presenti, grazie a tutti veramente, e martedì prossimo c'è il prossimo incontro, correggimi Antonio, che dovrebbe essere sul tema delle donne. Sì. Ok, per cui a martedì prossimo in questa percorso. Ciao a tutti. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.